Si è posato come una foglia che si arrende sì all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. È Yuri Keki. Questa storia inizia il 12 maggio del 2000, quando Yuri Keki, insieme alle eccellenze dello sport italiano, va in visita dal Papa Giovanni Paolo II. Ecco, Santo Padre, questo è Yuri Keki, campione olimpico. Non finisce la frase che lui mi guarda e fa: sì, io conosco te. E io, come un, non so perché lo guardo, dico: anche io ti conosco. Cannavò diventa verde, il colore che non ho mai visto. Cioè, ho dato del tuo al Papa, così. E mi sono sentito un imbarazzo totale. E invece questo mi ha sorriso. Io ero convinta che fosse dal Papa, ero tranquilla. Invece, tornando indietro, si fermò direttamente in palestra. In una croce in verticale gli anelli, sento proprio il tendine del bicipite brachiale che in tensione il rumore. Non riesco a mollare gli anelli subito perché ero a testa in giù, altrimenti mi sarei rotto l'osso del collo. Faccio una mezza capriola almeno per arrivare di schiena, ma in quella mezza capriola si stacca il tendine dall'osso. Una fatalità che piomba su Yuri Keki, il signore degli anelli, l'uomo delle acrobazie perfette e straordinarie, come una sentenza definitiva, spietata. Mi opera il professor Perugia. Dopo l'intervento, le prime parole che mi dice sono: Yuri, per una vita normale non avrai nessuna difficoltà, sappi però che per la ginnastica non hai più possibilità di farlo, soprattutto in una specialità come gli anelli. Io sono un atleta di 30 anni, quindi non più giovanissimo, e questo infortunio è probabile che mi obblighi a finire la mia attività agonistica. Purtroppo, ancora una volta, come 8 anni fa, prima di Barcellona, a causa di un incidente teoricamente anche banale, anche se grave. Proprio così. È un incubo che si ripete. Era già successo alla vigilia delle Olimpiadi del 1992. Sempre durante un allenamento, Yuri Keki si rompe il tendine d'Achille della gamba destra. Purtroppo era stato il momento peggiore. Se capitava anche dopo le Olimpiadi o prima di un'altra gara, lo avrei accettato di miglior grado. Ma prima delle Olimpiadi è proprio una falsa che mi peserà, credo, per tutta la vita, insomma. Via, su! Forza, Yuri, via, su, 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 su! A quel su, tempo Yuri Keki aveva solo 22 anni e riuscì a riprendersi dall'infortunio fino a vincere l'oro olimpico ad Atlanta 96. Il podio Yuri Keki, vola! Ce l'hai fatta, Yuri! Medaglia d'oro alle Olimpiadi, Yuri Keki. Ma nel 2000, infranto il sogno delle Olimpiadi di Sydney, Yuri Keki ha ormai 30 anni suonati. Non gli resta che ritirarsi. E diventa vicepresidente della Federazione Ginnastica d'Italia. La mia testa era lì in federazione, ma il mio cuore era ancora in palestra. Ecco, io Yuri senza palestra no, in casa, fa qualsiasi lavoro, non ce lo vedevo. E lui andava sempre in palestra, allenarsi. Praticamente mia mamma ha smesso di andare in palestra. Ma nel 2002 è la forza di una promessa fatta a Babbo Leo, ricoverato in ospedale, a cambiare ancora il destino di Yuri Keki. Babbo in coma, una malattia assurda, incredibile, avevo sempre malattie strane. Forse non ce la fa. Non aveva nessun tipo di segnali
diciamo, vitali. Io gli prendo la mano e parlo, ci sono, sai, pare, se parlate magari, le solite cose che dicono, e io parlo con la mano così, e a un certo punto mentre parlo gli dico: guarda, vabbè, dai, se ce la fai, se guarisci, rifaccio Olimpiadi, tu e stringi la mano. Porca miseria, sai, quindi evidentemente sentiva, evidentemente c'era qualcosa, non lo so, o forse no, non lo so, però lui ha stretto la mano, quindi per me era una promessa. Mio marito non si ricordava assolutamente nulla, o quello quando si risvegliò se lo ricordava e gli disse: Yuri, che mi ha promesso? Diceva: Yuri me l'ha promesso, vieni. Cosa sia rimasto del Signore degli Anelli, tuttavia, è per tutti un'incognita. Penso che per questo rientro le persone, forse due, tre, guarda, tre persone mi hanno detto: sì, Yuri, se te la senti vai avanti, provaci. Tutti gli altri, tutti, ma perché lo fai? Ti conviene? È difficile? Non ce la fai? Ma Checchi non può fare un passo indietro. Si chiude in palestra per ore e ore e torna ad allenarsi duramente. Yuri Checchi, 34 anni, 5 mondiali, 4 europei, 1 olimpiadi. Prova a tornare. Accredito delle Olimpiadi di Atene 2004. Bomba, proprio una roba. Se non l'avessi mai non ci crederei, però è bello. Il fatto di fare le Olimpiadi di un ginnasta a 34 anni e mezzo, anche ci penso adesso, dico: porca miseria. Però un'altra cosa che mi ha dato grande motivazione per questo, e devo ringraziare anche qui il CONI, l'allora presidente Petrucci, fui designato come portabandiera. E questo è stata una cosa di una emozione, di una potenza, per quanto mi riguarda, fortissima. Una bella gioia vederlo passare con quella bandiera, stava incredibile. Rappresentava l'Italia. Lui ha sempre detto: per me questa è stata un'altra medaglia d'oro. Agosto. In una calda serata olimpica del 2004, Yuri Checchi indossa nuovamente i colori dell'Italia. Atlanta ero un atleta programmato, un atleta perfetto per andare lì e dimostrare l'atleta che vince l'oro. Ad Atene ero un uomo, atleta, ma più un uomo che doveva dimostrare con la forza dell'uomo, di riuscire a fare qualcosa in più, perché l'atleta non era così forte come l'Atlanta. Meno forte, molto meno forte come atleta, ma più forte come uomo. Sulle spalle il peso degli anni e la paura che il braccio ceda proprio nel momento della verità. Con la paura di farsi male ci si confronta ogni giorno, tutti i giorni. Ma ogni giorno deve essere più forte della paura, tutto qua. Io ogni volta che ero in palestra e veramente facevo fatica, tanta, e sentivo il dolore, tanto. E ti fa male il corpo, le ossa, le articolazioni, i tendini. Era una sofferenza continua, ma non era una sofferenza sprecata, perché sapevo che era necessaria per raggiungere l'obiettivo che volevo raggiungere. Si è posato come una foglia che si arrende sì all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. È Yuri Checchi. La sensazione dell'atterraggio, del doppio teso di Atene, è stata proprio la consapevolezza di essere riuscito a fare quello che volevo fare. Lì ho capito perfettamente che era finita
era finita come volevo. E questo è stato per me molto importante. 9812, incredibile! È medaglia di bronzo per Checchi. 9812, è incredibile, 9812. Non avremmo scommesso sulla medaglia di Yuri Checchi. Medaglia di bronzo, 9812. Certo, la medaglia d'oro era più importante, ma ripeto, lì io avevo vinto. Per quanto mi riguarda, io avevo vinto, quindi è un bronzo che è un colore molto, molto vicino all'oro, non so. È bronzo, non oro. Ma la promessa fatta a Babbo Leo è mantenuta. Leo felicissimo, contento, perché poi sapeva anche che era un po' dedicata a lui. E questa vittoria era dedicata a lui, sicché immaginati te la felicità di quest'uomo, insomma, incredibile. Yuri mi aveva promesso questa medaglia se guarivo. Ho avuto un male bruttissimo e Yuri mi disse una notte: Babbo, se